Ma oggi è stata fatta una grande partita, anche perché insomma siamo sempre stati in controllo, non mi ha dato mai senso che potessimo prendere gol, anzi siamo stati sempre letali. È chiaro che al 60esimo questa partita doveva essere chiusa sul 3-0, non c'è mai stata gara, però come dicevo prima siamo a novembre, non abbiamo fatto nulla. È chiaro che stiamo dando grandi dimostrazioni di forza, di atteggiamento, per cui questa è la strada per seguire, però siccome siamo a novembre, come ripeto prima, adesso non è stato fatto nulla. È chiaro che due scontri diretti in casa, aver fatto sembrare Cremonese ed Empoli così, che sono squadre alla nostra altezza, sicuramente ci dà grande carica. Certo che dobbiamo mantenere questo spirito, questa squadra il giorno che l'ha abbassato un attimino sappiamo come è andata a Pescara, per cui dobbiamo continuare su questa strada. È chiaro che queste sono prove di grande forza e sono molto felice per loro, perché li vedo lavorare il 7 di luglio. Se avessimo pensato oggi di essere a 6 punti dal terzo posto, insomma nessuno di noi ci avrebbe creduto, invece i ragazzi stanno dando tutto e sono contento soprattutto per loro. Fino ad ora hanno dimostrato, insomma io dopo la Cremonese è chiaro che un po' di preoccupazione ce l'avevo, anche se li conosco e so ormai come si allenano e come vivono questa professione, però è chiaro che quando vinci una partita in uno scontro diretto così importante, magari anche senza volerlo abbassi un attimino la concentrazione, e noi se l'avessimo abbassata stasera contro l'Empoli probabilmente non avremmo fatto questo tipo di gara. Invece questa squadra dal primo contrasto avevo già capito che stasera non ce n'era per nessuna, perché eravamo compatti, eravamo sempre ficcanti nelle ripartenze. È chiaro che se andiamo a cercare il pelo nell'uovo, questa partita è una partita che al 60esimo deve essere in cassaforte, perché dopo il calcio può regalarti un rimpallo, puoi prendere gol, puoi riaprire una partita dove non c'è mai stata gara, però la squadra comunque è stata brava, abbiamo preso forse un tiro da fuori area, non ha neanche sofferto, per cui andiamo avanti così, questa è la strada giusta. Il risultato giusto, perché credo che il Benevento abbia messo in campo quello che ha messo in queste prime 11 partite, cattiveria, determinazione, e noi no. Quindi puoi far possesso palla, puoi essere una squadra forte tecnicamente, puoi creare occasioni, puoi arrivare 100 volte al limite dell'area, ma se poi non hai quella voglia, quella determinazione, quella cattiveria, poi fai poco. Quindi sapevamo un po' le caratteristiche del Benevento, una squadra che si chiude molto e parte in contropiede, grandi giocatori di forza, di velocità, e ottimi stoccatori, e invece abbiamo permesso poi di fare quello che non doveva succedere. Cioè, abbiamo preso gol al primo calcio d'angolo su un errore nostro, perché nessuno ha spezzato la corsa dei tre saltatori, abbiamo lasciato saltare Tuglia indisturbato, e sull'1-0 abbiamo preso una ripartenza perché eravamo mal posizionati, ma soprattutto non abbiamo gestito bene tante situazioni, perché poi sapevamo che nell'arco della partita avremmo avuto tante occasioni per poter arrivare dentro l'area con il palleggio, col fraseggio, ma poi lì serve concludere, serve quel mordente che stasera non abbiamo dimostrato, e per questo è giusto così. Quindi risultato giusto. Risultato giusto.